conservatori, cioè come Schumpeter, Mises o Hayek? Ottima domanda. Allora, io credo che si debba distinguere nettamente tra Schumpeter da un lato e Mises e Hayek dall'altro. Erano tutti conservatori, se volete erano tutti liberisti ed erano anche tutti austriaci. Ma Schumpeter non è austriaco dal mio punto di vista, se lo guardiamo come teorico, economico, o come io preferirei dire, come scienziato sociale. Allora, perché io sia arrivato a Schumpeter? Beh, questo è abbastanza immediato. Per come io leggevo Rosa Luxemburg, l'ho detto prima, aveva una teoria in cui il problema della domanda non era un puro problema della circolazione, derivava dalla forma con cui si evolveva il capitalismo legata a una dinamica innovativa, la dinamica dell'estrazione di plusvalore relativo. Come voi saprete, l'estrazione di plusvalore relativo nasce da una particolare forma di concorrenza. Prima e dopo Marx, la concorrenza è generalmente intesa come una tendenza all'eguaglianza del saggio del profitto. Questo era vero per Ricardo, prima di Marx, è vero per i neoclassici, è vero ahimè per molti marxisti, sraffisti e così via, quelli che sono appunto ossessionati dalla teoria dei prezzi. Io non penso che il problema non esista. Per Marx sicuramente esisteva, la Luxemburg non l'ha ritenuto degno di essere studiato. Il punto è che Marx e la Luxemburg sottolineano un altro tipo di concorrenza, la concorrenza tra imprese all'interno di un settore per guadagnare un extra profitto ed eventualmente cacciare via dal settore le altre imprese. E questa caccia all'extra profitto che si porta dietro l'estrazione di plusvalore relativo. Questa idea che esistano due concetti di concorrenza la ritrovai in un libro pubblicato appunto mentre studiavo, di un marxista dei consigli, Henrik Grossman, che era però molto amico di Paul Mattick, quello di Marx e Keynes, il quale diceva: questa è l'idea giusta, due forme di concorrenza e soprattutto sottolineare la concorrenza dinamica. Ebbene, Schumpeter è l'autore che nella sua teoria dell'innovazione riprende e del tutto esplicitamente la teoria marxiana della concorrenza. Lo dice anche ai suoi lettori giapponesi nell'introduzione, la lezione giapponese della teoria dello sviluppo economico. Il buon Schumpeter dice: non c'è bisogno che io vi dica che i miei due eroi sono due. Warras per la logica delle grandezze economiche, diciamo l'equilibrio economico generale, e Marx per la teoria della concorrenza. In realtà è evidente che la sua teoria della concorrenza non si basa sulla lotta di classe, ma si basa sullo spirito eroico dell'innovatore. Avrebbe anche potuto partire per l'equilibrio da Marx, perché quando analizza lo sviluppo economico, Schumpeter parte da quello che lui chiama flusso circolare, che è sì l'equilibrio economico generale, ma con una cosa ben strana: non ci sono risparmi, non c'è profitto, ma non c'è neanche interesse. È la riproduzione semplice con tasso di profitto zero. Tenetelo presente perché magari fra un attimo ci risulta utile. L'altra cosa che avevo ritrovato in Rosa Luxemburg era una visione in termini di circuito monetario. Beh, la grande novità di Schumpeter è di dire questo processo di concorrenza dinamica trainato dagli innovatori e poi gli imitatori non esisterebbe se non ci fosse il sistema bancario che finanzia dal nulla, diciamo, gli innovatori, in questo modo dà potere d'acquisto ad un soggetto che spiazza gli altri soggetti. Questi altri soggetti non sono principalmente i lavoratori, sono altri capitalisti, i manager tradizionali delle imprese del flusso circolare, che non ottengono nuova moneta. C'è un'inflazione, ma questa inflazione non è tanto l'aumento dei prezzi assoluti che c'è, ma è la modificazione dei prezzi relativi. Questo Schumpeter ha una teoria del circuito monetario. Come Marx e come la Luxemburg, ragiona in termini di denaro, merce, più denaro, lo fa all'interno di una teoria
della moneta, che non è una teoria della moneta merce. Beh, a questo punto io dovevo leggere Schumpeter, partendo dalla Luxemburg, non è strano che arrivi Schumpeter, benché fosse un conservatore. Minsky lo chiama un marxista conservatore. Minsky è stato allievo di Schumpeter, sapeva quello di cui parlava. Due cose vorrei dire su ancora su Schumpeter velocemente prima di passare a Mises e a Hayek. La prima è che, forzando un po', si potrebbe fare un esercizio, magari una mia memoria, la memoria è sempre molto incerta, ma credo che questo esercizio l'avesse proposto una volta in un suo intervento in un gruppo di cui parleremo forse più avanti, all'inizio degli anni Ottanta, Augusto Graziani, che disse: ma non siete commossi? Se voi avete un flusso circolare con la riproduzione semplice, tasso di profitto zero, i prezzi relativi sono i valori lavoro. Le merci hanno dei prezzi proporzionali alle quantità di lavoro direttamente e indirettamente contenute. Quello è l'equilibrio, una posizione di generale equilibrio. Poi arriva l'innovatore. C'è un extra profitto. Questo porta dei profitti, ma questi profitti non sono eguagliati. Questa dinamica tu la puoi rappresentare perfettamente in termini di valore lavoro. Poi la concorrenza a un certo punto si blocca, gli imitatori cominciano a introdurre le nuove tecniche, le tecniche diventano tutte uguali e noi raggiungiamo un equilibrio di flusso circolare, non quella di partenza, uno nuovo. Quindi la teoria neoclassica è completamente rovesciata, perché l'equilibrio non è determinato dalla sovranità dei consumatori, ma dalle scelte fatte fuori dall'equilibrio da banchieri e imprese. A quel punto tu hai di nuovo saggio del profitto uguale e prezzi uguali ai valori, saggio del profitto nullo e prezzi uguali ai valori. Hai una dinamica che può essere perfettamente raccontata in termini di valore lavoro. Io non penso che sia proprio così, ma penso che una cosa del genere la si possa immaginare con qualche modifica. Con Marcello Messori si ragionava all'inizio degli anni Ottanta su una possibilità in cui c'era questa dinamica trainata dall'innovazione e dalla concorrenza, del tipo appunto schumpeteriano. Questa dinamica determinava, qui è un po' più la mia versione forse che non la sua, diciamo, mi piglio la responsabilità di quello che dico, questa dinamica non è che cancellava una tendenza all'eguaglianza del saggio del profitto, ma questa eguaglianza del saggio del profitto non si realizzava in prezzi di produzione come li pensavano quella scuola discendente da Sraffa, capitanata da Pierangelo Garegnani, il quale riteneva che ci fossero dei prezzi di produzione come centri di gravità. Io pensavo piuttosto che i prezzi di produzione fossero qualcosa tipo quello che raccontava Pasinetti, una sorta di posizione ideale. Se fossero stati un centro di gravità, non sarebbero stati un centro di gravità permanente, all'Abbattiato, ma forse anche alla Garegnani, ma un centro di gravità che si spostava nel tempo. Una cosa del genere diceva un marxista che c'è ancora adesso, molto bravo, che si chiama Ambar Shevki. Ma io penso che in realtà questi prezzi di gravità fossero, questi prezzi di produzione non fossero centri di gravità, ma fossero una posizione ideale. Per il resto il ragionamento era quale quello che vi ho detto. Ecco, dovessi chiudere direi che io in realtà già allora mi resi conto che il mio Marx non era il Marx dei marxisti. Era il Marx della prima parte di Capitalismo, Socialismo e Democrazia di Schumpeter. Voi leggetelo, dal mio punto di vista è una delle lodi più forti che si siano viste di Marx, in cui lui dice: la teoria del lavoro non funziona come teoria di equilibrio, è una teoria ricardiana, Hegel è una tragedia, queste sono cose esagerate. Poi dice: ma quando noi ci mettiamo fuori dall'equilibrio le cose stanno esattamente come dice Marx, e Marx è il teorico del futuro, perché in realtà ci sta dicendo sostanzialmente come costruisco l'equilibrio, un equilibrio dinamico, un equilibrio, come costruisco l'andamento nel tempo evolutivo dell'economia che sia di equilibrio o più probabilmente di non equilibrio per buona parte del tempo.
Mises e Hayek. Come mi sono trovato a incrociare Mises e Hayek? Beh, da un lato potrebbe essere conseguente. La verità che vi devo dire è che io mi trovavo in un seminario con Graziani dal 1981 all'85, di cui credo parleremo dopo. In questo seminario si riuniva una volta al mese a Napoli, e uno degli atti fondativi del circuito monetario della questione italiana, in questo seminario ci fu un'evoluzione, per cui ad un certo punto Graziani inaugurò una collana di testi di economia monetaria. Ovviamente si mettevano testi di economia monetaria prevalentemente eterodossi, ma non solo. Bisognava segnare gli autori. Schumpeter non sarebbe dispiaciuto, ma lo presero evidentemente altre mie possibili scelte, perché era una persona che mi interessavano anche dal punto di vista umano, se li presero altri. Io di quello che residuava dissi: vabbè, Mises, siamo appunto in un ambiente tedesco, e cominciai a leggerlo. Dopo 30 pagine mi addormentai. Lo ripresi 2 anni dopo, con molta fatica e determinazione, arrivai all'ultimo capitolo, era molto noioso. Nel frattempo mi facevo fare da Lapo Berti anche la traduzione delle parti della prima edizione. Quando arrivo all'ultimo capitolo trovo una cosa per me di grandissimo interesse. Perché di grandissimo interesse? Allora, bisogna capire che Schumpeter è lo Schumpeter di cui dico prima, perché lui è un particolare sviluppo di una teoria monetaria, appunto del circuito monetario, che origina da un economista svedese, Knut Wicksell, dal libro Interesse monetario e prezzi dei beni del 1898. Vedo le vostre facce un attimo incerte, ma me ne ha parlato molto bene Giorgio Gattei, quindi vi rimando a vedere il video di Epic. Da Wicksell scende Schumpeter e scende anche Keynes del Trattato della Moneta, ma discendono anche questi austriaci, Mises e Hayek. E lì succede una cosa strana: l'interpretazione corrente di Mises, sia da parte di autori come Patinkin, che è un keynesiano della prima ora, cioè un keynesiano neoclassico, ma poi anche autori come, per esempio, in modi diversi, no? Riccardo Realfonso, c'è un testo di Graziani con Realfonso che dice la posizione che adesso io vi starò a criticare. Sostanzialmente cosa dicono? Dicono: ma mentre Wicksell, come poi Schumpeter, riteneva che l'astrazione di base per analizzare un'economia monetaria sia una economia di puro credito, in cui i pagamenti vengono effettuati soltanto come giro conto, non c'è circolante, non ci sono banconote, in Wicksell sarebbe diverso, perché c'è, questo lo dice Patinkin, perché c'è l'oro. Il sistema è un sistema misto, moneta credito e oro. Allora, quando le banche fanno crescere l'inflazione, visto che le banche centrali ottengono da altre banche centrali, no, un pagamento, cosa fanno? Lo sostituiscono in oro. Quindi la banca del paese che ha troppa inflazione sta perdendo riserve. Se ci fosse convertibilità non solo internazionale ma anche all'interno del paese, a me cittadino converrebbe andare dalla banca centrale e cambiare. A questo punto, secondo questa interpretazione, Wicksell avrebbe un meccanismo automatico di riaggiustamento dal lato monetario. Questo è quello che dice Patinkin. Graziani, Realfonso e tutti gli altri circuitisti sanno che questo non è vero. La teoria di Wicksell era una teoria in cui si pensava che l'astrazione adeguata per una economia monetaria fosse puro credito. Però attribuiscono questa interpretazione a Mises e ad Hayek. Il discrimine tra ortodossia ed eterodossia sarebbe se tu hai o meno un meccanismo automatico di riaggiustamento dal lato monetario. Loro dicono: Wicksell non ce l'ha, Schumpeter non ce l'ha, Keynes, il dato sulla moneta non ce l'ha,
gli austriaci ce l'hanno. Mises e Hayek non sono la vecchia teoria monetaria come quella di Kahneman, che ritiene che la banca sia un guardaroba. Sanno che esiste un processo di creazione del credito, un processo di moltiplicazione del credito, ma è un processo in qualche modo limitato. Il moltiplicatore è flessibile, ma a un certo punto si incarta e c'è il riaggiustamento automatico. Io leggo Mises e mi accorgo che è esattamente opposto, anzi addirittura un paradosso. Mises attacca Wigzell perché gli dice: ma perché nel tuo libro tu hai questo riaggiustamento dal lato monetario, quando giustamente tu dici che l'astrazione è di puro credito? Allora, dal mondo mi rendo conto che c'è qualcosa che non torna nell'interpretazione tradizionale. E dov'è che ovviamente l'interpretazione tradizionale ha ragione? Che gli austriaci devono avere un meccanismo di riaggiustamento che li porta all'equilibrio. Ma questo meccanismo di riaggiustamento non è dal lato monetario, è dal lato reale. Mises in maniera primitiva, Hayek poi sarà, insomma, la sua teoria la sviluppa molto di più, dicono lo squilibrio determina una variazione dei prezzi relativi che determina un risparmio forzato a danno dei consumatori, ma alla fine proprio attraverso il cambiamento dei prezzi relativi e le reazioni che questo induce, la sovranità del consumatore si riafferma. E purtroppo però le banche, il governo, eccetera, hanno messo le mani in questo processo dove era meglio che stessero fuori, e dunque degli investimenti di lungo termine sono stati attivati. Questi investimenti devono essere bloccati, ci sarà distruzione di capitale, la crisi sarà dovuta è colpa delle banche, poi sarà anche colpa dei sindacati che fissano il salario fuori dalla dinamica, ed è la teoria che negli anni 30 li porta a dire: la crisi fa pulizia. Un ministro dell'economia americano, credo Mellon, disse all'inizio degli anni 30: liquidate, 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 insomma questa è la funzione della crisi, e buonanotte. La mia convinzione però è che tanto Hayek come Mises fossero convinti che il sistema bancario poteva in realtà reggere lo squilibrio dal lato monetario per sempre. Il costo quale sarebbe stato? Il crollo del sistema monetario. Quindi, se non si lasciava spazio al riaggiustamento reale, prima o poi il riaggiustamento ci sarebbe stato, con la fine drastica del sistema monetario via iperinflazione e tutto quello che volete. L'interesse per Mises e Hayek, che chiudo su questo, e anche, almeno questa risposta, è anche dovuta a un tema che ritornava negli anni 70 e che c'è ancora adesso. Come esci da un problema di questo tipo? Mises ha due risposte, poi potremmo discutere in un seminario se sono alternative o se sono complementari. La prima era: torniamo al gold standard, perché con la prima guerra mondiale c'era stata una interruzione, con piena convertibilità verso l'esterno e verso l'interno, così il meccanismo, diciamo così, del Wigzell con l'economia mista funziona. Poi la seconda teoria, questa prima teoria poteva svilupparsi fino all'obbligo delle banche da imporsi di tenere riserve di oro al 100%. La seconda teoria era il free banking. Eliminiamo le banche centrali. In questo modo, se una banca si lancia troppo in avanti a far credito, il suo buon nome svanirà, perderà della clientela, avrà dei problemi di liquidità, e quindi a un certo punto il meccanismo si blocca. Il free banking salva dai processi cumulativi come potrebbe essere quello della iperinflazione. I conservatori devono avere una qualche, tranne Schumpeter, che appunto è una storia particolare, un qualche rapporto con la divinità, perché sono morti tutti molto anziani. Credo che Mises muoia forse addirittura inizio anni 70, anni 60. Anche Hayek è morto molto anziano, ha visto finalmente crollare l'Unione Sovietica, però negli anni 70 lui, che non era d'accordo con Mises al 100% su queste cose negli anni 20-30,
tira fuori un opuscolo che si chiama The Nationalization of Money, in cui dice, beh sì, sostanzialmente aveva ragione Mises, dobbiamo tornare a una forma di free banking anche sul terreno del rapporto tra le monete. Questo spiega la posizione della Thatcher. La Thatcher non è voluta entrare nella moneta unica europea e Hayek era contro i progetti di moneta unica. Non perché fosse contro la filosofia, che potremmo dire un certo liberismo, poi ne parleremo, che può stare dietro l'Unione Monetaria Europea, ma perché credeva esattamente che bisognasse eliminare quel grosso elemento di centralizzazione politica che era la banca centrale, che l'unica salvezza fosse quella della concorrenza tra monete, dove intendo concorrenza tra monete in senso forte, cioè immaginiamo che non ci sia l'euro, allora i franchi, le sterline, i dollari, eccetera, dovrebbero poter circolare anche in Italia, così come circolano negli Stati Uniti. Quindi, come dire, bisognava conoscere il nemico, tra virgolette. Ora, dal mio punto di vista, Schumpeter è sì un conservatore, ma 10.000 volte lontano da questo tipo di approccio, e ve lo segnalo con un punto solo. Schumpeter scrive una voce che si chiama Capitale. Quando deve definire il capitale, dice proprietà privata dei mezzi di produzione, che mi sarebbero sentiti d'accordo, mercato, il sistema creditizio. Perché il sistema creditizio? Perché il sistema creditizio è in grado di superare gli ostacoli che la proprietà privata e il mercato pongono all'innovazione. È la linea per cui Schumpeter dirà: in realtà il sistema del credito, la banca centrale, svolge nel capitalismo la funzione dell'ufficio del piano. Allora, l'idea di Schumpeter è che un'economia dinamica che innova ha il mercato, ma quel mercato lì sarebbe il mercato di un'economia stazionaria con proprietà privata se non ci fosse anche un elemento di centralizzazione di fatto, che è il sistema bancario, che è in grado, concedendo credito ad alcuni e non ad altri, di mettere il sistema in movimento. Beh, quando io mi trovo a cominciare a scrivere negli anni 70, negli anni 80, insomma, quel periodo lì, questo tipo di analisi esprime quasi alla perfezione il modo con cui il Giappone prima e i dragoni asiatici dopo avevano gestito lo sviluppo, non seguendo le regole del sistema monetario del Fondo Monetario Internazionale o del liberismo, avevano replicato quella che aveva fatto la Germania all'inizio del secolo. Quindi questo pensiero conservatore, direi liberale più che liberista, non solo aveva un ruolo per l'intervento dello Stato e così via, ma dal mio punto di vista era proprio opposto al modo di vedere di Mises e di Hayek, modo di vedere centrato sulla sovranità del consumatore, che invece tutti questi pensatori negano.